Ciao, benvenuti al Mugello, sono Pietro Pecce e vi faccio fare un giro di pista nel tempio della MotoGP di Valentino e di tutti quelli che chiamano il motorsport, e noi siamo qui a divertirci. Partiamo con questo bel video preso dalle qualifiche. Partiamo con rettilineo, lungo, bello, che penso permette di prendere le grandi scie e fare sorpassi. Questa è la prima staccata, profonda, San Donato. Si affronta in terza marcia, bisogna mettere giù subito e sfruttare tutta la pista in uscita, cercare di andare alla linea bianca, cosa che io non ho fatto qui, per poi richiamare la macchina e mettere giù, fare tutta l'uscita in pieno, in quarta marcia. Qui c'è un compagno che mi lascia passare, molto, molto cortese. La seconda S si affronta di quarta o quinta, a seconda delle condizioni della pista, stessa dinamica della prima, più veloce, poi inizia il tempio della velocità, questa sequenza incredibile, poetica, della Casanova Savelli, e arrabbiata 1 e 2 che si affronta quasi tutto pieno, soprattutto nelle arrabbiate, e la macchina qui è molto difficile, molto dura, molto pesante in termini di sterzo. Bisogna stare molto attenti a non uscire perché c'è la ghiaia subito, per affrontare poi la staccata della S profondissima di quarta. Si richiama la macchina per uscire pieni, qua è importante non alzare il gas per non perdere velocità, si va verso il correntaio che è una curva molto difficile in discesa che dà tanto sottosterzo. L'importante è mettere giù gas molto presto perché c'è questo lungo rettilineo, ci sono le biondette che sono in realtà un rettilineo per noi, non per la MotoGP, in modo da acquisire tanta velocità, arrivare all'ultima staccata che è quella più importante forse di tutta la pista perché ci lancia sul rettilineo. Qua bisogna mettere giù molto presto, alzare lo sguardo all'uscita, perché sennò si perde molto tempo. E questo è il Mugello, che è sempre un grande privilegio, è un lusso, è una gran figata, che non bisogna dire in televisione, è una figata. Ciao!